Sempre di buon umore. Secondo te che sarà? Niente di grave. Vedrai, tra 20 o 30 anni ti passerà. Ma no, dicevo, tu dove abiti? A me io abito. Mio papà fa l'artista minimalista animalista. Il tuo? Che fa tuo papà? Il minimalismo animalista è una corrente che denuncia le abuse e i danni della specie. Bovina, suina, equina, conigliina. Ma è meglio pensare al domani, eh? Domani un altro giorno. Sai che palle! Sapessi, Carmelo, quanti ricordi. Ce l'aveva regalato il papà di Armando per la nostra luna di miele a Capri. Ah, questo è un regalo di nozze? Senti, ti dispiace? Prego, accomodati. E funziona? Un orologio svizzero. Armando ci teneva tantissimo. Ogni tanto la prendeva e andava via. A Capri? A Capri? No, mica a Capri, a Roma. La prendeva perché diceva che aveva bisogno così di staccare. L'ha presa anche il giorno che ci ha lasciato. Che cosa? È morto qui? Sì, sì, proprio qui dentro. Mi fa impressione. Scusa, ma perché me la devo prendere io? No, 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 è meglio che te la tieni tu come ricordo mortuario. Le cose vanno usate, lo diceva sempre lui. E poi se qualcuno la deve usare è giusto che sia un uomo di talento come te. Questo è vero. Vabbè, me la prendo. La farò benedire. Stasera la inauguro. E certo, ma mi raccomando, trattala bene. Sei il primo uomo a salirci dopo Armando. Speriamo che sono pure il primo a scendere. Te l'ho detto! Leone, non urlare così che mi confondo. Io ho bisogno metti di... le mani sopra. Sì, ho bisogno di imparare a guidare con una persona Gira tranquilla. Tu sei troppo nervoso, mi metti ansia. Ma perché non si va via insieme io e te? Come Thelma e Luis. Gigi. E beh, mi chiamo Antonio, dalla signora. Così? Giù, giù, dai. Giù, un'altra cofana, no? Una cofanetta, giù. Poco, poco, Però giusto per assaggiare, un altro, una foglietta, questa mi ce la metto io con le mani, perché tanto è basilico. Che pomodoro. Ecco, sì, grazie. Oh, il abbacchio, quello lì con le costole lo facciamo a scottadito, invece quell'altro facciamo fritto impanato, che casomai non lo finiamo stasera, ce lo mangiamo domani mattina. Ma com'è? Non ci dici niente? È buona. Ciao. Ciao. Com'è andata? Ma cosa? Come cosa? Com'è andata la giornata? La giornata? Bene. E tu? Bene, bene. Ho convinto l'Antonini a mettere quell'arco tra il salotto e la cucina. Viene un open space davvero carino. Bene. Dà un senso di ariosità, di grandezza a tutta la zona giorno. Bene. Bene, bene. Gli ho anche consigliato di appendere dei quarti di bue sanguinolenti per tutto il salotto. Bene. Bene, bene. Un lago di sangue, tutto sui divani rosa. Dovremmo cambiare la tappezzeria tutti i giorni. Bene. Bene, bene. E lei preferiva appendere dei cadaveri umani, però freschi, da prendere direttamente all'obitorio. Solo che le ho detto che non mi sembrava politicamente corretto, così abbiamo optato per i quarti di bue che colano sangue. Bene. Bene un cazzo, non mi ascolti come al solito. Ancora quello stronzo, giuro, lo manda. È una persona che quando gli parli
È come se non ti sentisse, come come se avesse sempre dei paraorecchi. Sì, una specie di mulo. Sì, un mulo. E poi è pigro, incostante, superficiale, indolente. Non riesce a vedere oltre il suo naso. Crede di avere sempre la verità in tasca. Non fa altro che lamentarsi. Tutto sulle mie spalle indiane. Niente va bene se non è fatto da lui. Combina i disastri e poi io devo correre ai ripari. Prima fa i guai e poi si mette a piangere come un bambino. Com'è fatto? Come tutti gli uomini, Rada. Falso, incoerente, perso dietro la sua fantasia sconclusionata, dentro alle sue granitiche convinzioni. È un uomo, Rada, semplicemente un uomo. Non ha fatto altro che parlare di porchetta, di salsiccia, di abbacchio. Sì, sì, poi mi ha obbligata pure a mangiare tutto, ti giuro. Io non ce la facevo a mandarlo giù. E lui diceva, e dai sotto. Now it's like I'm on a mission, headed everywhere. And if it takes a little long and it feels a little wrong, rescue me. One second I'm thinking I must be lost, and he keeps on finding me. Ooh, that man is like a flame, and ooh, that man plays me like a game. The only sin is I can't win. Ooh, I wanna love that man. Ooh, that man is on my list, and ooh, that man I wanna kiss. My only sin is I can't win. Ooh, I wanna love that man. Armando era Armando, ma Carmelo è Carmelo. Non dire nulla, se ripenso a come eri prima, quando mi amavi veramente. Geloso, come un Otello. È un Otello, ma via, bisogna ragionare. Ah, vediamo. E tu non ragionavi a Sanremo durante il viaggio di nozze, quando ti avventasti contro quell'inglese grande, grosso, che botte. Ma meritava una lezione. Quante te ne ha date? Ottavio, sono stufa di passare il Natale da sola senza uno straccio di uomo da baciare sotto il vischio a mezzanotte. Vieni, entra. Non ci credo! Che? Che vuol dire farla contenta prima di darle l'ammazzata della separazione? L'ammazzata la stai dando a me? Ma lo sai quante gocce di calmante ho dovuto prendere ieri sera per cercare di andare a dormire? 25, non una, 25. Siediti, ora ti faccio il tè. Non mi frega nulla che ti piace andare a sciare. Vuoi sciare? Benissimo, ci si va insieme. E io ti guardo tutto il giorno andare su e giù per le piste. Ma non con la tua moglie! Vabbè, è arrivata la mia nipote. Devo chiuderla lì. Ciao, sì. Roma, qualità. Abbracciami, Giulietta. Che altro dire? Io ho 17 anni. Come va? Mi sono infilata in una storia più grande di me. È difficile. Molto difficile. Che lo vuoi anche te un po' di calmante?